Radio R, Basket On Air. Abbiamo il nostro ospite collegato telefonicamente con noi qui in studio insieme a Davide Draghi, ad Adam Pekacek, Marco Crespi in collegamento telefonico. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a voi. Buongiorno coach. Allora, stiamo parlando ovviamente partendo dal campionato italiano, dall'esperienza, ovviamente noi siamo sulle frequenze di una radio di Reggio Emilia, quindi dall'esperienza della Griffin Bonn, però allarghiamo il discorso non solo perché abbiamo parlato di Eurocup, quindi l'esperienza di della Griffin Bonn, ma anche parlando del basket europeo. E tu sei reduce coach da un'esperienza a Vitoria. Hai toccato con mano, non per la prima volta, ma per la seconda, il campionato spagnolo. Mi racconti qualcosa di questa esperienza, al di là di come è andata a finire, cioè quant'è il gap che c'è tra il basket italiano, quello spagnolo e in generale quello degli altri paesi europei? Per quanto riguarda Spagna e Italia, da un punto di vista tecnico, credo che forse la Spagna abbia più profondità a livello di rotazione di giocatori, di qualità dei giocatori rispetto alle squadre italiane, anche se la differenza è minima. Credo che la differenza maggiore tra il campionato spagnolo e il campionato italiano sia, primo, gli impianti. Gli impianti sono di una differente qualità e di una più alta qualità, e due, come vendere il prodotto. Credo che in Spagna vendono meglio il prodotto, parlano molto più del positivo. Credo che in Italia, se si cammina per la strada e si chiede a qualcuno di cosa pensa del basket, ho sentito che il basket è in crisi e così via. In Spagna, dove ci sono state 8 squadre che per non pagamento di stipendi avevano una speciale legge dove spalmavano tutti i debiti in 5 anni, si parla solo in positivo. E quindi credo che la situazione economica sia la stessa in Italia e in Spagna, ma in Italia viene venduta male, in Spagna viene comunicata in positivo. Tra l'altro non è neanche un discorso di importanza di sport, perché se parliamo del calcio spagnolo, dopo quello che è successo negli ultimi anni, dopo quello che ha vinto la nazionale spagnola, voglio dire, forse il livello è ancora più alto. Quindi è una questione proprio di spazi, di passione, di cultura per certi versi. Poi tu parlavi appunto di impianti, io ho parlato di regole di istituzioni, e quindi impianti, saper comunicare, comunicazione. Questo secondo me sono i due primi passi che mancano in Italia. Da dove partiresti tu qui in Italia? Cioè, se ti dicessero un'idea, un provvedimento magari di partenza o più provvedimenti di base per poter cambiare un po' le cose qui in Italia, da dove partiresti? Io faccio allenatore e mi occupo di pick and roll, però sicuramente ampliando il discorso, credo che metterei la Lega, la federazione, comunicare, vendere un prodotto, parlare in positivo, aiutare a creare personaggi perché ci sono personaggi, trasmettere un messaggio positivo, cercare di andare su tutti i media il più possibile. Questo credo che sia il primo passo. E cosa vendere, penso che tutte le squadre lo abbiano già. E poi il secondo è ovviamente gli impianti. Senza impianti che danno piacere a entrarci, aumentare il numero di spettatori è difficile. Credo che per catturare non lo zoccolo duro di ogni città, ma per ampliare bisogna vendere qualche cosa di bello. La gente cerca andare in un posto bello, non andare in un posto con la polvere. Senti, a livello tecnico invece io ho scritto, quando appunto dopo le vicende con il Vitoria, il fatto che non c'è stata la stessa pazienza che ad esempio c'è stata all'inizio della scorsa stagione in casa Menzana, perché comunque tu hai costruito un progetto vincente che è andato a un passo dal vincere, qualcosa di forse davvero straordinario in quelle condizioni, ma hai avuto anche il tempo per poterlo costruire giorno dopo giorno. Anche tecnicamente c'è bisogno di fare un passo in avanti? Ma credo che... non mi piace generalizzare, cioè la non pazienza di Vittoria e certe situazioni totalmente differenti a quelle che mi erano state presentate non è Spagna, è un esempio unico, così come Siena nella sua durezza mentale a livello di società è un esempio unico in Italia. Quindi credo che non ci sia in Italia hanno pazienza, in Spagna non hanno pazienza, ci sono solo situazioni positive e situazioni negative.
Coach, buongiorno ancora. Lei ha detto giustamente che si occupa di pick and roll, allora torniamo anche a parlare un po' di basket giocato, perché noi siamo di Reggio Emilia. A Reggio c'è un giocatore che lei ha allenato ai suoi primissimi passi da giocatore di basket, diciamo semi-professionista, perché era un giovane che è Amedeo Della Valle, che poi ha fatto un percorso particolare, essendo andato alla prep school e poi dopo al college Ohio State, e poi è tornato. Che... come lo ha visto adesso che è tornato? Si aspettava potesse avere un impatto già importante in Serie A, come ha dimostrato? Sì, me lo aspettavo per tre motivi. Il primo, perché ha motivazione in ogni momento della sua giornata. Due, perché ha capacità tecniche e, abbinate alle capacità tecniche, sa giocare a pallacanestro. Tre, perché gioca a Reggio Emilia, è una situazione, un club dove si può, chi ha qualità e motivazione può uscire bene. A proposito di Reggio Emilia, lei l'ha affrontata l'anno scorso in quella serie playoff, ha avuto modo di conoscere, diciamo, anche un po' più da vicino, perché avendoci giocato 5 volte nel corso di una settimana, più le due di campionato, insomma, la conosce già abbastanza bene. Che cosa pensa siano le caratteristiche che fanno sì che Reggio ora come ora sia un'isola felice nel basket italiano, oltre al fatto che chiaramente ha alle spalle un investitore che sta facendo investimenti importanti e senza quelli non si inizia neanche a ragionare? Esatto, quindi partiamo da lì: una proprietà salda, sicura, entusiasta e liquida, che non è poco, un direttore di club, anche se magari il titolo è un altro, ma direttore vuol dire uno che guida, come Alessandro Della Salda, una persona che fa tra club e squadra, come Alessandro Fosisi, che è stato un campione per come sapeva essere efficiente sul campo, e la passione di una città, non mi sembra tante cose. Coach, le chiedo un'altra cosa. Lei ha fatto per tanti anni anche lo scout, e allora le chiedo, facciamo questo giochino. Abbiamo in studio Adam Pekacek, uno dei, appunto, giovani che Reggio ha, su cui ha fatto un investimento. Ci faccia uno scouting report veloce, proprio di un minuto, di Adam Pekacek, così sentiamo il parere di un esperto. Sì, ma io penso che sinceramente l'ho visto più a livello giovanile che a livello di prima squadra, e quindi il mio report può essere solo parziale, però penso che sia un giocatore che sa muoversi sul campo, un giocatore che credo che sia nella sua testa, e questo, ma per dire qualche cosa di molto positivo, non di negativo, saprà avere il piacere di essere un eccellente uomo di squadra e non una stellina a un medio livello, potrà giocare ai massimi livelli. Ti ringrazio, Adam. Annuisce. Grazie. Okay. Coach, l'ultima domanda. Nel futuro di Marco Crespi, adesso, nel futuro immediato, che cosa c'è? Tra l'altro io ho sempre detto che il campionato italiano forse ti ha fatto partire un po' troppo a cuor leggero, anche se l'esperienza in Spagna chiaramente è una grande tentazione. Adesso? Ma adesso io sono già oggi, da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista contrattuale, libero di trovare una nuova occupazione, e da un punto di vista dell'entusiasmo e della motivazione ho già voglia di andare in palestra, non oggi ma ieri, come mia tappa di, diciamo, in attesa che qualche cosa possa succedere. Sono stato invitato dal general manager di San Antonio Spurs a passare 10 giorni con loro, e quindi, diciamo, l'8 dicembre partirò per andare a San Antonio, perché penso che vivere come vivono la squadra, come vivono il Basket Operation lì, sia qualcosa di il top al mondo, bello da toccare. Esatto, il top al mondo. Hai detto giustamente tu.